Ciao a tutti ragazzi, oggi sono su Daylight 2 per mostrarvi la possibilità di volare su tutta la mappa. Tramite questo glitch andremo ad effettuare un easter egg, precisamente l'easter egg di Harry Potter all'interno del gioco, che vi consentirà di ricevere una scopa volante. Una volta ottenuta, completare gli obiettivi, che sono sparsi per tutta la mappa, sarà veramente semplice. Come vedete potrò volare, raggiungere i mulini senza fare nessun percorso, salire sopra e attivare l'energia. Questo è solo un esempio delle tante cose che si potranno fare. Per poter effettuare il glitch, ragazzi, vi dovrete dirigere alla torre VCN, precisamente in questo punto sulla mappa. Una volta che sarete lì, dovrete raggiungere il palazzo che ha la gru gialla. Farete come sto facendo io, la scalerete e salirete fino al piano dove potrete in pratica camminare e ci saranno i funghi per terra. Per poter raggiungere questo punto potrete semplicemente, dopo aver completato la missione della torre VCN, prendere l'ascensore, salire e lanciarvi sotto, sul palazzo che in pratica è alle spalle della torre. Oppure tranquillamente, se non avrete completato la missione, potrete venire qui e raccogliere comunque i funghi e fare l'easter egg per poter ottenere la scopa volante. Una volta che sarete arrivati qui, dovrete premere quadrato per un bel po' di volte, tenendolo premuto, fin quando i funghi non si saranno completamente propagati. Ci vorranno più o meno 3 o 4 minuti, quindi adesso velocizzo il video e vado avanti come ho fatto per la scalata. Come vedete non ci sarà più scritto attiva, ma bensì usa, quindi noi premeremo quadrato, dopodiché X e avvieremo la challenge. Quando la challenge si sarà avviata, semplicemente per sicurezza o vi farete invitare da un amico e premerete opzioni ritirati, oppure tranquillamente potete fare opzioni esci, ho fatto opzioni ritirati e poi opzioni esci. Prima di fare questo però ragazzi dovrete avere uno slot libero all'interno dell'inventario, per esempio togliete il rampino o togliete la torcia UV. Come vedete, quando rientrerete nel gioco, vi farà vedere che cadete da sopra, quindi morirete per un paio di volte e dopodiché potrete premere rigenerazione fin quando non spawnerete. Come vedete, adesso nell'inventario, all'interno degli accessori, avrò la scopa volante. Se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi. Passate anche dal gruppo Daylight 2 Italia, lascerò il link in descrizione. Ragazzi, se vi dovessero servire account moddati per Daylight o per altri giochi, non esitate a contattarmi, scrivetemi in privato o su Facebook o su Instagram. Ciao a tutti!